perché quando, quando arrivi il cielo si apre in un secondo. A Pineto non c'è soltanto la prima squadra al sesto torneo consecutivo di Serie D dopo il ritorno nel massimo campionato dilettantistico nazionale centrato nel 2016. E già, perché l'attività di base è il fiore all'occhiello della società del presidente Silvio Brocco. Scuola calcio e settore giovanile, oltre 300 unità, un progetto nato da lontano. Il responsabile è Eugenio Natale. Crescita esponenziale di questo segmento giovanile del Pineto. Sì, questo è vero, i numeri sono quelli, li confermo. Noi la svolta con la scuola calcio si è avuta quando nel primo anno che sono arrivato ho veramente puntato molto sulla creazione della scuola calcio d'élite, che è come qualità veramente un valore aggiunto per il movimento giovanile. Poi tra l'altro c'è il conforto, direi importantissimo, anzi fondamentale, delle strutture. Assolutamente, è vero, ma insomma, senza quelle non si possono, puoi avere le migliori idee che vuoi, però realizzare quello che è stato fatto non sarebbe stato assolutamente possibile. Quindi il presidente, livello dilettantistico, è un'isola felice, assolutamente Pineto. Assolutamente vero, ma insomma questo è non ci serve neanche ribadirlo, è proprio tutto vero. Quindi il presidente ci ha dotato la struttura dello stadio, il Drud ha rifatto il manto completamente in sintetico, il Pinetello a disposizione. Avrebbe tutto in realtà Pineto per sbarcare nel mondo professionistico. No? sì, l'allusione mi sembra attinente, quindi insomma si cresce in maniera completa, quindi sono d'accordo con te, potrebbe essere, però noi non ci entriamo in quel contesto, quello riguarda altri, noi ci interessiamo dei giovani, quindi godiamo di questi momenti e della situazione attuale. No, ma infatti io alludevo soprattutto alle attrezzature, all'organizzazione, poi è chiaro, i risultati sono sempre importanti, ci mancherebbe, certo. Ma possono arrivare con il tempo, bisogna lavorarci soprattutto. Anche perché poi diventerebbe proprio impegnativa una squadra del genere, insomma, quindi mantenere una squadra nel campionato attuale lo è già di per sé, quindi capisci bene che poi se si va nelle categorie superiori poi crescono sicuramente gli impegni. Sarebbe una cosa molto bella, ovviamente. Quando si parla di scuola calcio è determinante, Eugenio, la crescita, sì. Con il divertimento. Anche perché parliamo di bambini veramente in tenera età. Successivamente, già nelle categorie giovanili, si comincia col calcio vero, magari meno gioioso, ugualmente comunque divertimento anche lì, perché non è che poi andiamo, mi sembra evidente che anche il settore giovanile deve godere di quella prerogativa, ancora di più lo deve essere ovviamente nella scuola calcio. L'educazione è un altro spaccato della crescita dei ragazzini. Assolutamente vero, noi non mettiamo i valori al secondo posto dopo la parte proprio tecnica, anzi la mettete davanti a tutti, quindi senza di quelli poi obiettivamente dove ti appigli? C'è poco da parlare, c'è poco da fare. La prima cosa è comportamento, è proprio il possesso di quei valori che ti consentono poi tutte le altre situazioni che vengono dopo. Io ritengo che sia proprio la parte preponderante.
Alvaro Castagna, una vita al servizio dei ragazzi. Cioè, è vero, sì, sono tantissimi anni che sono istruttore di scuola calcio. Presi l'attestato nel 92 proprio per il settore giovanile e poi nel 98 allenatore di UEFA B. 30 anni. Quasi 30 anni. Quasi 30 anni, da 15 a Pineto. E dal 2007 che sono felicemente a allenare, ma più che altro ad essere educatore dei ragazzi, che è un dato fondamentale. L'educatore istruttore non si sostituisce al genitore. No, assolutamente, è una parte integrante, deve essere sia per la crescita del ragazzo. Dobbiamo avere una simbiosi fra i genitori, noi e le istituzioni che sarebbe la scuola. Ecco, questa simbiosi qui l'avete trovata. Assolutamente, diciamo che Pineto è un'isola felice, perché effettivamente il ragazzo è al centro dell'obiettivo nostro, è un dato fondamentale. Per cui il ragazzo, cioè noi li seguiamo, li controlliamo, li aiutiamo, ma sono loro che si allenano, capite? Per cui è un dato fondamentale, non siamo noi a imporre, certo, ma sono loro. Al centro del progetto c'è il bambino. Tu ti occupi di Pulcini, l'età? L'età è 10 anni. Devono divertirsi soprattutto. No, deve essere ludico, se uno guarda già l'attivazione che noi facciamo è sempre calcio, perché noi abbiamo sempre la palla a disposizione, il nostro attrezzo è la palla, però è sempre ludico, il ragazzo deve divertirsi. Dicevamo una promessa, 30 anni di esperienza, potresti raccontare mille aneddoti, io però ti faccio questa domanda che secondo me è centrale, è cambiato tantissimo il bambino di ieri rispetto a quello di oggi, ma è anche inevitabile. Cioè, no, senza dubbio. Cioè, una volta eravamo noi istruttori che dicevamo quello che doveva fare il ragazzo, invece oggi no, è il ragazzo che deve sapere cosa fare e noi facendo delle domande oppure dare dei suggerimenti, ma è sempre lui che deve, perché noi una volta quando andavamo lì al campo era l'allenatore che diceva passa la palla, fermati qua, vedi dove devi andare, invece adesso no, il ragazzo è che deve interpretare e noi siamo lì a controllare, a suggerire, facendo delle domande, porre delle domande che loro devono risolvere. Il discorso del sacrificio, c'è meno voglia magari di allenarsi, no, nel bambino di oggi, è così? No, assolutamente. No. No, sono tutti ragazzi motivati, vengono con entusiasmo, anche perché noi abbiamo anche le attrezzature adatte, abbiamo cambi a disposizione in sintetico. Grazie e in bocca al lupo per certo, tutti. Grazie, grazie a voi. È un piacere conoscere Monica Di Sante. Ti occupi in particolare di quale categoria? Dei primi calci 2013-2014 e dei Pulcini 2011. In questi casi, no? Cioè, l'istruttrice che deve fare? Cioè, deve essere abile anche nel modo di porsi, nel linguaggio, deve entrare nella testa, nel cuore di questi bambini? Sì, soprattutto molto importante è il linguaggio. Cioè, ovviamente, cioè, non puoi parlare a un bambino come se stessi parlando con una persona adulta. Certo. Essere empatico con il ragazzino. Quindi creare proprio un rapporto quasi fiduciario, sì, no? Sì, sì, sì. Metterlo, ecco, al centro dell'allenamento. Per far sì che si diverta, perché poi il divertimento è fondamentale, l'aspetto ludico, no? Sì, sì, il gioco soprattutto. Io vedo che sono anche molto rispettosi qui, educati. Sì, soprattutto molto, cioè, sono esuberanti, sì, però nei limiti. Sì, sì, anche la categoria inferiore, i primi calci sono molto educati, rispettano i mister, i compagni soprattutto, e il materiale, che sono, cioè, le regole che noi inizialmente gli insegniamo. Questa scuola calcio è anche frequentata da bambine, che è una cosa importante da sottolineare, no? Sì, sì, da quest'anno sì, abbiamo molte ragazzine, soprattutto nei Pulcini del 2012, anche qui ce ne sono due, oggi un assente, però è un passo molto importante verso un futuro, ecco,
per il calcio femminile. Ti piace questo ruolo? Sì, 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 mi piace. È il mio futuro. Anche perché vedi giornalmente anche i progressi dei bambini stessi, immagino, no? Sì, sì, questo sì. Questo è gratificante. Sì, sì, ci sono sempre molti miglioramenti sul campo, ma anche ogni anno loro caratterialmente crescono e diventano sempre più grandi, soprattutto all'interno del campo e nel rispetto del compagno. Questa soddisfazione più grande che può ricevere un istruttore, un'istruttrice in questo caso come te. Tu Monica giochi, tra l'altro, sì, mi dicevi poc'anzi ai microfoni spenti, con Scerne di Pineto. Sì, Scerne di Pineto, calcio a 5, Serie C regionale. Gioco da 4-5 anni e mi piace. Quindi una grande passione il calcio. Sì, 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 una grande passione. Che ruolo ricopri? Esterno destro, laterale. Vai come un trono. ci provo, sì, sì. Sì, 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 mi piace. Sono anche laureata in scienze motorie. Sì, adesso sto facendo la magistrale, sempre a Chieti. Quindi sì, sì, lo sport mi piace. Grazie, grazie a Monica Di Sante e davvero buona fortuna. Grazie. Paolo Mazzocchetti, responsabile Under 13 qui a Pineto, 9 anni in due momenti diversi perché c'è stato un periodo in cui hai lasciato, una bellissima storia già, no? Assolutamente sì, perché dopo la prima fase ho ritrovato amici che avevo prima, quindi diciamo che è stato bellissimo tornare qui, non aspettavo altro quando me l'hanno detto, quindi è una bellissima esperienza. E continua. Sì, speriamo che continui più a lungo possibile perché stiamo portando avanti un tipo di metodologia appoggiata dalla FIGC e dai centri federali, quindi andiamo avanti con questo percorso in tutte le categorie, speriamo di portarlo anche al settore giovanile prima o poi e lavorare con questa metodologia. Ecco, entriamo nel merito, che tipo di metodologia? Non è più come una volta in cui il tecnico era completamente direttivo, in cui impartiva quello che si doveva fare al ragazzo, ma portiamo il ragazzo tramite delle domande, quindi metodo induttivo, a ragionare e a trovare delle soluzioni per i problemi che si presentano all'interno del gioco, quindi durante le fasi situazionali. Quindi il giocatore pensante. Sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Questa metodologia può essere fatta sin dai piccolini fino anche agli adulti, possiamo portarla, quindi non è abbastanza dispendiosa perché richiede tantissimo impegno sia mentale che fisico. Però portarla avanti per un tot di tempo poi può risultare molto, molto facile, nel senso ti aiuta tantissimo nel lavoro, anzi te lo facilita. Anche perché bisogna poi catalizzare, no, l'attenzione dei ragazzi, non è facile neanche questo. Assolutamente sì, più che altro questa metodologia è per mantenere alta l'attenzione e per rendere il ragazzo protagonista, quindi al centro del progetto, non siamo più noi tecnici. Che dobbiamo ben figurare, quindi alle partite dimostrare che noi vinciamo, ma portiamo il ragazzo, quindi a noi ci interessa più la crescita del ragazzo piuttosto che vincere le partite, quindi è normale che il ragazzo è molto più attento, viene stimolato, non viene mai richiamato, viene gratificato spesso, è una metodologia molto molto forte. Molto forte, molto innovativa, nel contempo anche dispendiosa sotto molteplici punti di vista, il divertimento resta preponderante. Assolutamente sì, è alla base, diciamo, di tutta la metodologia, ci deve essere un clima sereno, cioè il ragazzino deve venire qua, che deve passare un'ora e mezza assolutamente tranquillo e si deve divertire, deve tornare a casa con la voglia di tornare la prossima volta. Mentre il nostro Andrea Berardinelli filmava le immagini della seduta dei piccoli amici e primi calci, vedevo che c'erano delle esercitazioni sull'uno contro uno, no? Soprattutto come riprodurre, se vogliamo, il modello della palestra della strada. Certo, assolutamente sì, noi proponiamo proprio il gioco di strada.
cerchiamo di curare delle capacità proprio per lavorare sulle capacità individuali proprio del ragazzo. Cerchiamo di non tenerli fermi, di lavorare tutti, di non causare tempi morti. Cerchiamo di rendere attivo tutto l'allenamento. E poi credo l'istinto, la fantasia, no? Dare più libertà possibile a questi bimbi. Assolutamente sì, cerchiamo di renderli il più autonomi possibile. Non gli diamo vincoli, li facciamo esprimere, li lasciamo proprio libertà di pensiero su tutto. Quindi è una nostra prerogativa fondamentale per questa attività. Ci sono tante bambine, ho visto, no? È abbastanza, abbastanza. Io faccio il selezionatore della femminile Under 15 Abruzzo Molise, quindi sono orgoglioso di questa cosa qui. È un movimento che deve crescere, purtroppo qui siamo un po' in ritardo rispetto alle altre zone d'Italia. Faremo il massimo, stiamo facendo il massimo già da 3 o 4 anni tramite il coordinamento abruzzese per portare questo movimento ad un livello, diciamo, consono per il contesto. Sicuramente in ritardo l'Abruzzo rispetto ad altre zone d'Italia, però la crescita sotto questo profilo è significativa, mi pare. Abbastanza significativa, sì. Diciamo che negli ultimi anni c'è stata una crescita esponenziale e un grande coinvolgimento delle ragazzine sui campi. Ovviamente si deve andare nelle scuole, è l'unico posto dove noi possiamo reclutarle, tra virgolette, se possiamo utilizzare questo termine, e farle appassionare a questo sport. Sappiamo benissimo che tutta la terminologia e tutte le situazioni che si vengono a creare con questa attività tendono al sesso maschile, non al sesso femminile. Quindi dobbiamo cercare di agevolare e rendere questa attività anche, diciamo, usufruibile dalle ragazzine. È vero che le ragazzine fanno più gruppo, mi dicono tanti tuoi colleghi istruttori, che le bambine hanno proprio questo senso, questo spirito di appartenenza ancora più spiccato. Assolutamente sì, sono leggermente avanti ai pari età maschietti, fanno molto più gruppo, hanno un senso di appartenenza maggiore che poi riescono a portare avanti negli anni, non è che si fermano nel gruppo dove stanno, quindi ci danno una grossa mano. Per noi è il secondo anno che abbiamo delle ragazzine, in passato non si avvicinavano a questo movimento, abbiamo, diciamo, grazie al responsabile, a tutti i collaboratori e alla segreteria, siamo riusciti a pubblicizzare maggiormente, cercare di coinvolgere, fare delle giornate proprio per le scuole, quindi dedicate. Sì, assolutamente sì, è fondamentale questa cosa qui. Paolo, sei stato gentilissimo, ci hai illustrato con dovizia di particolari quello che fate anche al femminile, si sta sviluppando anche questo ramo nel Pineto. Grazie per tutto quello che hai detto, soprattutto in bocca al lupo. Grazie a voi, crepi il lupo. Figure particolarmente qualificate. Assolutamente sì, anche perché diciamo pure che facendo parte della scuola calcio di elite te l'impone proprio la federazione, non è solo una scelta, noi l'avremmo comunque ovviamente fatta, ma è proprio la federazione che ti impone figure qualificate, altrimenti il riconoscimento al termine dell'annata calcistica non te la danno. Prima l'istruttore era un artigiano, se vogliamo, no? Adesso magari l'istruttore è proprio formato. Ci sono pro e contro, secondo te? I tempi evolvono, il calcio evolve, è molto cambiato rispetto a prima. E lo dice chi viene da un calcio quarantennale, quindi sono passate nelle varie epoche. Adesso ci sta quello più scientifico, bisogna studiare il calcio di adesso. L'ideale sarebbe una sintesi. Beh, sì, però il momento attuale impone altro e quindi bisogna studiare il calcio, come dicevo prima, e non soltanto praticarlo quando si è qui. Però ai bambini di oggi manca la palestra della strada. Inutile voler pensare che comunque al campo si possano ricreare quelle situazioni. Quelle situazioni sono state uniche, io le ho vissute pure proprio praticando il calcio di quell'epoca, quindi quelle sono state delle situazioni che andavano bene per quell'epoca e uniche. Qui al campo si fa altro, quindi non deve essere non copiare o quantomeno ripercorrere quella strada, non è proprio possibile, manca tutto per poter riferirci
ai tempi che furono. Questi sono altri tempi, più studiati, più scientifici, più di qualità. La piccola Alice che ha conosciuto il calcio da poco, 4 mesi, vero? Sì. È stata una scelta tua oppure un po' no, così, mia. Un qualche consiglio? No, mia. Tua. Sì. Mi dicevi poc'anzi al microfono rispetti che papà giocava. Sì. Sì. Senti, c'è anche un'altra bambina sì. che gioca con te, oggi è assente sì. perché si è vaccinata. Sì. E quindi non è potuto venire perché si sentiva un po' giù, cioè stava un po' male. Senti, ma ti trovi bene con i maschietti, no? Sì, sì, benissimo. Mi trattano bene, mi passano la palla, poi la maggior parte, cioè abbastanza, vengono con me a scuola, quindi alcuni già li conoscevo perché abitano dove abito io. Che cosa ti piace del calcio? Cioè qual è la cosa più bella che ti ha colpito di più? Un po' tutto, stare all'aria aperta, stare con tutti gli altri compagni, il gioco di squadra, diciamo. Il gioco di squadra e quindi naturalmente la palla che poi è lo strumento fondamentale. Sì, sì. Ti piace per esempio segnare, difendere, non so, qual è la tua attitudine? Io difendo, però a me piacerebbe segnare ma non ci riesco mai per ora. Ma prima di giocare a calcio facevi qualche altra disciplina, praticavi? Sì. Palestra facevo. Palestra. Danza, zumba, hip hop, un anno karate. Hai fatto un po' di tutto. Sì, e prima ancora tennis. Cioè hai scoperto il calcio e hai abbandonato tutto il resto. Sì, sì. Con buona pace. A parte la chitarra però. Ah ecco, suoni anche. Sì. Brava. Grazie. E a scuola tutto bene? Perché... Sì, sì. Fai le elementari, no? Sì, la quinta elementare. Da grande che cosa vuoi fare, Alice? Sei ancora piccolina, però hai sì. già un obiettivo. Sì, che cosa? La calciatrice. Noi te lo auguriamo di cuore. Grazie. E complimenti. Grazie. Però la voglia di sacrificarsi, secondo te, c'è ancora nel bambino, nel ragazzo di oggi? Oppure no. quello di ieri aveva una marcia in più sotto questo punto? Su questo sicuramente le differenze ci sono e ci saranno forse accentuate ancora di più in futuro. Ma a parte il momento attuale che è particolare, però non è la stessa cosa assolutamente. Prima esisteva solo quello e solo quello facevamo. Adesso... esistono tante altre, ma veramente tante altre cose che comunque ti distraggono un po', ti fanno appassionare forse un po' di meno, quindi che ci sia questa differenza mi sembra evidente, insomma, e non è un fatto molto positivo, sinceramente. Almeno per me, io credo che molto meglio prima, se uno si voleva dedicare proprio al calcio. Quindi adesso ci si distrae molto più facilmente. Diciamo che i ragazzi oggi sono figli dei tempi che vivono. Sì, è verissimo, la realtà è questa, quindi la dobbiamo vivere in questo modo. Ma comunque, insomma, io godo quando, cioè, fa piacere quando vedi un campo pieno di bambini come questi che comunque si divertono, che giocano, insomma, già che fanno movimento va bene, quindi figurati. Giocano a calcio ancora meglio, quindi capisci bene che è tutto molto bello e positivo. Tutto colorato e questo ci fa molto piacere, vedi, sono tutti sorridenti i bambini e già questo è bello guardarli negli occhi in questo modo. Il rapporto con i genitori però è cambiato profondamente, perché prima i genitori non sapevano neanche cosa facessero i rispettivi figli, oggi invece sono molto esigenti, questo lo possiamo dire. Però bisogna vedere pure come è l'impatto con la società, con il responsabile, un po' con gli istruttori, quindi noi, devo dire sinceramente, forse non abbiamo avuto mai problemi in particolare. Io
personalmente, ma anche gli altri, abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto con tutti, questa è la verità, quindi ognuno al proprio posto, che poi i genitori vengano, cioè frequentano. Siete stati anche bravi a fissare probabilmente dei paletti, no? Probabilmente sì, io non voglio essere proprio crudo in questo modo, però probabilmente è proprio questo, quindi ognuno sta al proprio posto, il proprio compito lo deve far bene ovviamente, quindi i genitori devono fare bene i genitori, non soltanto quando vengo al campo ma in altri ambiti, e noi dobbiamo far bene gli istruttori e tutto quello che comporta proprio l'attività calcistica, perché ci vengono affidati dei piccolini proprio in tenera età, quindi bisogna anche essere non solo competenti ma anche appassionati a questo lavoro, capite? Quindi non è che si improvvisa nulla. Ci conosciamo da una trentina d'anni, no? Tantissimo, non mi ricordo, ma tantissimo. Ti ho seguito quando allenavi anche piazze importanti. Sì, sì. È stato bello vederti all'opera. Adesso tu sei responsabile da 5 anni, però continui a sentire il profumo dell'erba comunque. Sì, quello, no? quello sempre. Non voglio neanche pensare a quando non sarò più sul campo, quindi non ci voglio pensare, nel senso che mi godo questi momenti sempre molto belli, attuali, io con gioia, con piacere, con soddisfazione anche frequento questo ambiente, quindi non ci penso, ma anche perché credo che sia ancora molto lontano. Noi te lo auguriamo, grazie Eugenio. Grazie a voi ragazzi, buon lavoro. Perché